presento Il calcio che mi piace, una panchina dove sedersi al sole e parlare del calcio dei bambini condividendo idee e proposte didattiche. Per me molto particolare, amici di Radio Bell'Età, mi trovo insieme a due amici, ma soprattutto due allenatori, due persone che ci hanno regalato, ma soprattutto oggi ci regaleranno una continua lettura di come si può interpretare il gioco del calcio a diversi livelli. Io oggi mi trovo in una location molto particolare, sentite anche una musica di sottofondo che ci fa anche da, diciamo, da colonna sonora, e quindi oggi vi volevo presentare non uno come ospite, ma ben due ospiti di questa puntata, Marco Monteleone e Francesco Guaranta. Innanzitutto grazie di essere ospiti di questa trasmissione Il calcio mi piace, che ormai sono tante puntate che sono riuscito a mettere da solo, perché comunque la radio mi ha soltanto dato la possibilità di poter far conoscere il mondo del calcio dei bambini e dei giovani calciatori, specifico sulla categoria appunto dei ragazzi. Abbiamo avuto molti ospiti, non so se avete seguito anche le puntate precedenti, diversificando molto le tematiche. Io oggi sono molto felice di avervi ospiti. Questa è una radio web, quindi viene ascoltata, diciamo, io lo dico sempre, da 7,4 miliardi di persone potenziali in tutte le lingue. Le mail che mi arrivano sono sempre mail che, ecco, proprio una settimana fa mi è arrivata una mail in tedesco e ho difficoltà nel tradurla, però poi piano piano ci arriveremo. Mi sto organizzando perché il direttore della radio, che è un giornalista e ha avuto tantissime esperienze anche lui per quanto riguarda lo sport romano soprattutto, mi sta aiutando in questo, perché comunque è un progetto che si è espanso. Oggi niente, ci presentiamo. Allora, cominciamo con Marco Monteleone. Io lo dico sempre, presentati, perché comunque tu hai un curriculum, una presentazione da fare. Ciao a tutti, sono Marco Monteleone, allenatore UEFA Pro, dove ho studiato in Spagna, ho preso questo brevetto in Spagna, quindi tornando in Italia ho cercato di far conoscere più o meno la didattica della metodologia di allenamento di tipo spagnolo, ed è stato proprio l'intento di questo blog, di questi ultimi articoli che abbiamo fatto in collaborazione, che ho fatto in collaborazione di Francesco Guaranta. Ok,
Francesco, allora Francesco, presentati. Noi ci siamo anche conosciuti, la prima volta che abbiamo avuto esperienza insieme è stata nella Cisco Roma, che tu eri preparatore degli allievi nazionali. Vai Francesco. Ciao a tutti, ringrazio Simone per questo spazio che ci dedica e soprattutto anche il suo tempo, che il tempo è fondamentale. E io sono Francesco Quaranta, sono un allenatore UEFA C, mi occupo esclusivamente di settore giovanile, quindi non faccio riferimento alle squadre di alto livello o dei grandi. E sono laureato anche in scienze motorie, infatti la mia esperienza nasce prima come preparatore atletico, però poi studiando il calcio e entrando in certe dinamiche ho capito che il mio ruolo era più legato a quello dell'allenatore che a quello del preparatore atletico. E anche se poi ultimamente anche la figura del preparatore atletico sta cambiando e quindi è molto più vicina a un tecnico che al preparatore atletico che si ha in mente qui in Italia. Allora, quindi abbiamo io vado sulle parole chiave, ho sentito parlare Spagna, ho sentito parlare di attività legate al settore giovanile, specifico su alcune considerazioni, e ho sentito esperienza all'estero. Sì. Ora io inizierei con Marco. Marco, io ti ho conosciuto in un contesto diverso dai soliti, all'interno di un clinic dove presentavi un tuo lavoro qualche anno fa, mi sembra, un paio d'anni fa. Mi puoi raccontare da dove parte il tuo modo di lavorare sul calcio e le tue esperienze anche che derivano dal modello spagnolo, immagino? Sì. Allora, io ho iniziato qui in Italia come allenatore dei portieri e preparatore atletico, allenatore dei pulcini anche a Tor Tre Teste. E poi, trasferendomi in Spagna, ho approfittato per iniziare questo percorso di studi e concluderlo con i tre livelli di allenatore, e lì ho iniziato ad allenare sia come preparatore atletico che come allenatore dei portieri, ma soprattutto come allenatore degli esordienti del Granada e nello stesso tempo secondo allenatore del Granada B. Quindi la fortuna mia è stata quella di conoscere persone molto molto preparate come Oscar Cano e Juan Alfonso Morsiglio, che sono stati rispettivamente allenatore e preparatore atletico del Granada all'epoca mentre io facevo i corsi d'allenatore, quindi il tirocinio l'ho fatto con loro e l'ho fatto anche questo per quanto riguarda il secondo livello. Per quanto riguarda il terzo livello l'ho fatto con Juan Maliglio, e dove sono stato con lui un mese e mezzo in Almeria in prima divisione, e quindi ho visto anche come allenava Juan Manuel Lillo, che può essere considerato forse uno degli allenatori più preparati spagnoli. Infatti Guardiola l'ha sempre riconosciuto come suo maestro, e lo stesso Oscar Cano è un grandissimo amico di Juan Manuel Lillo, il quale utilizza la metodologia che fa riferimento alla metodologia spagnola, quindi alla metodologia di Barcellona, quindi un tipo di allenamento strutturato. E quindi ecco, io già hai fatto dei nomi che ho, come si dice spesso scherzando, no? C'ho la ola, c'ho i peli che fanno la ola sulle braccia, hai fatto dei nomi che chi lavora in un certo ambito di calcio, io oggi voglio spiegare che è una puntata secondo me penso la più bella che potrei mettere su, perché si sta parlando di persone, si parlano di filosofie, si sta parlando di contaminazioni anche dal punto di vista proprio didattico, no? E quindi la tua contaminazione didattica, ritornando poi in Italia, è stata quella legata al calcio spagnolo, con tutta la sua filosofia. Francesco, questo mi puoi anche tu dire, perché noi ci siamo anche confrontati spesso. Allora, io ho avuto la possibilità, come Marco, anch'io poi di conoscere Oscar, ma da poco, quindi non come ha avuto la possibilità lui. Però la mia formazione è stata autodidattica, e a un certo punto io ho intrapreso un'idea del calcio e cercavo di trovarla in qualsiasi parte nascosta delle discipline, insomma, legate all'attività sportiva.
e una volta mi sono imbattuto nella periodizzazione tattica, soprattutto nel libro quello della questione di metodo, che è stato scritto dai quattro portoghesi su lo stile di Mourinho, e da lì ho cominciato a capire che quello che io cercavo qualcuno piano piano lo stava cominciando a sviluppare. E a oggi la priorizzazione tattica per me è anche un concetto un pochino passato, perché sono passato a un concetto diverso, avvicinandomi sempre di più all'idea del gioco di posizione, e quindi anche poi alla possibilità di aver conosciuto Oscar, che è stato un mentore che mi ha indirizzato su questo modello e tipologia di pensare il calcio. E allora Marco, parliamo di periodizzazione tattica, perché comunque il calcio poi è fatto di stagioni, no? Sì. Allora, io tempo fa sono stato in una società di calcio e siccome anch'io mi occupo di formazione e molti allenatori, perché io devo dire la verità, a me non mi conosce, io non conosco presidenti, non conosco direttori sportivi, spesso sono gli stessi allenatori che vanno a osservare un po' la mia pagina Facebook, il mio canale YouTube, vedono delle cose, rimangono colpiti da alcune attività fatte con i bambini, poi mi coinvolgono in questi progetti loro societari. Tempo fa stavo in una società che mi chiedeva appunto come poter organizzare un lavoro annuale, e loro mi dicevano: noi a settembre facciamo il passaggio, a ottobre facciamo il dribbling, a novembre facciamo il tiro, a febbraio cominciamo a fare delle attività più legate al gioco. Io quando sento queste cose, stiamo parlando della preistoria calcistica, ok? Nelle mie esperienze lunghe che ho avuto, comunque avendo avuto esperienze con società professionistiche, con Brescia, e Massimo De Paoli per me è stato una persona con cui ho avuto modo di poter approcciarmi a un calcio diverso da questa programmazione che veniva sviluppata molti anni fa, intendevamo l'attività come un'entità unica, cioè dove all'interno dell'attività il giocatore comunque veniva messo dentro tutta una serie di contesti cognitivi, tecnici, tattici, fisici, motori e quant'altro. Adesso c'è questo passaggio che io... Poi parliamo del tuo ultimo articolo e il tuo blog, che tu stai parlando di questa cosa che avete fatto insieme a Francesco, le stagioni del calcio. Adesso c'è una stagione diversa. Io vorrei che tu mi accennassi a questa cosa e poi con Francesco andiamo ad avvalorare. Allora, per quanto riguarda la periodizzazione tattica, la dobbiamo considerare è una delle due metodologie che guardano il calcio da un punto di vista sistemico. Fra periodizzazione tattica e allenamento strutturato ci sono molti punti in comune. Per quanto riguarda la periodizzazione tattica, la dobbiamo considerare però come utilizzare il tempo durante la settimana. La periodizzazione tattica non prevede programmazioni annuali, prevede programmazioni a breve termine, in quanto è impossibile prevedere quello che potrebbe accadere fra più di due settimane, anche una settimana. Quindi quello apprezzabile nella periodizzazione tattica è la capacità di aver, diciamo, ordinato la settimana. Quindi se il martedì si fa una determinata cosa, dal punto di vista dell'intensità sarà sempre massima, però dal punto di vista del numero di giocatori, del tipo di principi da allenare, delle dimensioni del campo, il giovedì si farà un'altra cosa, però sarà sempre tutto inerente al gioco che si vuole produrre il match successivo. Quindi la priorizzazione tattica ci è utile per andare da un match all'altro, quindi per programmare la settimana, l'attività settimanale che va in previsione della partita in maniera ordinata, rispettando il recupero dal punto di vista mentale e fisico. Scusa un attimo, questa cosa spesso la predizione tattica si parla più che altro per i grandi, per i giovani no, anche e soprattutto per perché i giovani, questo è un pensiero che si fa, no? Spesso si pensa di predizione tattica legandola a squadre di grandi, invece no, anzi, una cosa soprattutto specifica... Ho fatto un lavoro con Francesco appunto per dimostrare un paio d'anni fa, per dimostrare che è possibile anche con tre allenamenti alla settimana e la partita avere una programmazione settimanale del tipo di realizzazione tattica, magari mischiando un po' i temi, per esempio il martedì e mercoledì, e i temi del giovedì e venerdì della settimana tipo. E comunque, tornando al punto di vista di chi produce, di chi si fa carico della squadra, deve essere
un punto di vista sistemico, un punto di vista complesso, e qui torniamo al fatto di non separare gli obiettivi, di non separare tutti gli aspetti che riguardano il calcio. E per questo poi sono nati gli ultimi articoli, oppure insomma il senso di tutti gli articoli che stanno sul blog è che l'essere umano è un sistema complesso e dove tutte le parti che lo compongono interagiscono fra di loro. Problema grosso italiano è che noi abbiamo sempre pensato di massimizzare qualsiasi parte che componga il fenomeno. Quindi c'è chi si è legato all'idea che bisogna massimizzare la tecnica, c'è chi per un tempo negli anni 90 ha voluto massimizzare i livelli fisici, chi ultimamente ha voluto massimizzare i livelli tattici. Qui non bisogna parlare di massimizzare una parte del fenomeno, qui bisogna ottimizzare. Il giocatore deve avere tutte le capacità ottimizzate per essere un buon giocatore, perché un giocatore con grandissima tecnica e le altre capacità basse non sarà un grande giocatore, come non sarà un grande giocatore un giocatore che sa solo leggere le situazioni di gioco e non sa poi avere una tecnica adeguata. Quindi l'idea è che bisogna ottimizzare, e come dice Marco, l'unico modo che noi abbiamo, l'unico modo è pure brutto dirlo perché l'uomo ha una capacità di immaginazione e di creatività che va oltre i limiti che ci mettiamo. Alcune volte ci mettiamo dei limiti mentali che non dovrebbero esistere, perché noi abbiamo una grande capacità di immaginare le cose, basta vederci attorno, no? Quello che l'uomo ha immaginato nei tempi e quello che ha costruito. Quello che io dico è che per ottimizzare noi abbiamo un solo modo: il gioco. Il gioco ti dà la possibilità di essere creativo, per immaginazione, e di poter mettere tutte le capacità che legano il gioco insieme. E quindi l'idea che separare è un decontestualizzare continuamente il calcio. Fare solo tecnica non è calcio, come fare solo l'attività fisica non è solo calcio. Il calcio esiste come fenomeno in cui interagiscono alcune componenti e dove interagiscono delle persone. Questo bisogna capire, cioè se noi continuiamo a togliere interazioni, togliamo al fenomeno e le sue caratteristiche. Io continuo a ripetere, io vi ringrazio perché adesso mi sono appuntato altre 3-4 parole chiave fondamentali riguardo questa discussione. È uscita adesso la parola gioco. È come quando, che ne so, giocando per strada, no? Se la palla tocca il muretto si ferma tutto, invece magari il muretto può essere uno stimolo in più per poter attivare altre situazioni di gioco, no? Mi immagino bambini che giocano per la strada. Io su questa cosa poi mi ho fatto una puntata proprio sul calcio di strada, che a me piace tantissimo. Il gioco comunque è un elemento unico e indivisibile. Il gioco può essere anche, io spesso lo immagino anche come un'entità superiore, no? Che determina poi da sopra tante situazioni. L'appunto che voglio fare è quello che spesso, alcune volte, quando si usa la parola gioco viene identificato il gioco ludico, il divertirsi, il qualsiasi forma di... No, il gioco è riferito al gioco del calcio, a quello che succede, cioè realmente nella gara, quindi inteso come giocare a calcio, quindi con le proprie regole base. No, perché poi le regole ci devono stare, perché se tu vedi i bambini che giocano, io ho un campetto sotto casa, spesso vado con mio figlio a divertirmi, no? Se io li lascio giocare liberamente, no? Io vedo che a un certo punto si perde, perché non c'è più l'essenza del gioco, perché magari c'è il bambino che non rispetta una regola, un bambino che ha comunque a livello mentale una superiorità di avere su un altro, soccombe anche un altro bambino che magari vorrebbe avere una sua idea. È difficile poi gestire questa cosa, quindi l'appunto che hai fatto è fondamentale. Qui si parla di didattica del gioco del calcio, dove il gioco è dentro questa didattica, però il gioco è la parola fondamentale. Marco? Sì. Il gioco lo dobbiamo considerare, secondo me, come nello stesso tempo processo e prodotto. Certo. Nel senso, il processo
significa che attraverso il gioco e le ripetizioni delle varie sedute si riesce a, come diceva Francesco, a ottimizzare tutte le strutture che compongono un bambino o un giocatore in generale, che sono quella condizionale, coordinativa, la socio-affettiva, la cognitiva, la emotivo-volitiva e la creativo-espressiva. Contemporaneamente, quello che, quindi attraverso il gioco tutte queste strutture intervengono più o meno intensamente in base a, che ne so, ai compagni, agli avversari, alle dimensioni del campo. Variano questi elementi, varia l'intensità di intervento della struttura, e però sempre solo attraverso il gioco si ottimizzano queste strutture contemporaneamente, quindi diventa processo per poi arrivare al miglioramento del gioco e quindi diventa prodotto. Questo vanno sempre di pari passo, per questo durante la settimana si deve promuovere la specificità e quindi si deve promuovere il gioco inteso come obiettivo dell'allenatore e quindi come costruzione anche di un piccolo, di un semplice modello di gioco per i bambini o di un modello di gioco più complesso per i grandi, e nello stesso tempo come miglioramento del modello di gioco non previsto dall'allenatore, grazie alla possibilità di lasciare liberi i ragazzi mentre giocano, sempre con regole base, però lasciarli liberi di auto-organizzarsi. È l'unico modo per far evolvere da una parte l'individuo giocatore e dall'altra parte il gioco. Quindi questo io e Francesco ci teniamo tanto che si capisca, e cerchiamo di riportarlo in campo quando appunto scendiamo noi in campo come allenatore. Allora, io pochi giorni fa sul tuo blog è uscito un articolo, vostro articolo, sì, legato secondo me a un obiettivo fondamentale che deve esserci poi all'interno, io parlo di un campo di calcio, all'interno di una stretta collaborazione che si può avere con i giovani calciatori, e vorrei che voi me ne parlaste, perché comunque siamo su un livello molto superiore, che spesso sui campi questa cosa non si vede mai. Okay. Si parlava di assertività, si parlava di aspetti emozionali, si parlava di coinvolgimento, no? Non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto come... Questa è Roberto, Francesco dice, questo è Marco. No, ma io l'articolo devo dire che mi ha molto coinvolto, perché comunque se si va sui campi, quello che io ho letto lì non lo vedo mai. Se ci puoi spiegare questo tuo pensiero. Allora, spieghiamo la genesi dell'articolo, ovvero spieghiamo come è nato quest'ultimo articolo, grazie all'interazione che c'è fra me e Francesco, la collaborazione che c'è da anni fra noi due. Però l'idea è nata dal fatto di far capire nell'articolo precedente all'ultimo come stavo dicendo prima, un individuo è frutto dell'interazione di più strutture. Nell'articolo precedente abbiamo elencato e spiegato come intervengono le strutture fra di loro e spiegato come potrebbe nascere l'articolo si chiama le sei strutture che definiscono il giocatore e la necessità di un allenamento specifico. Si trova sul blog. marcomonteleone.com. E spieghiamo alla fine dell'articolo come dal gioco si può riportare un esercizio e come intervengono tutte le strutture contemporaneamente nel determinato esercizio. Quindi mostriamo un'immagine reale di partita, si suddividerà, cioè, spieghiamo l'eventuale suddivisione del campo per l'esercizio, gli spazi di gioco nell'esercitazione, quindi elimineremo alcuni elementi di complessità che saranno magari il fattore di finalizzazione, ci saranno le porte, ridurremo il numero dei giocatori, mettiamo la presenza di un jolly che dia superiorità numerica a chi ha possesso palla, e tutto questo prevede la riduzione della complessità per una maggiore comprensione di quello che vorremmo, una maggiore comprensione di quel determinato aspetto del gioco che vogliamo allenare. E da qui quindi, da questo articolo siamo andati poi all'articolo successivo, dove ci tenevamo molto a spiegare come la struttura socio-affettiva sia fondamentale
in aspetti pratici del gioco, in particolare del gioco di posizione. Non significa che la struttura socio-affettiva non intervenga anche negli altri stili di gioco, è solo che il gioco di posizione, il gioco che possiamo dire quello che ha portato in auge Guardiola con il Barcellona, è così estremo che se non ci fosse una struttura socio-affettiva adeguata, una struttura socio-affettiva perfettamente ottimizzata con le altre strutture e soprattutto con il gioco, ai principi del gioco, non sarebbe possibile un gioco di posizione efficace. Quindi la bellezza del gioco di posizione è proprio quella, che se non si fa al 100% diventerebbe la famosa melina, il famoso tiki-taka, che non esiste poi questa parola se non dal punto di vista giornalistico. Qua in Spagna non si parla di tiki-taka, sì se ne parla, ma in televisione. Hai detto qua in Spagna, scusate. Mi fa piacere perché siamo in Italia, secondo me ecco, adesso noi ci troviamo, noi siamo in Italia, però sì. Stiamo parlando in un territorio... Un lapsus. Siamo secondo me su un pianeta diverso rispetto a quello che... Ma infatti no? Era bella l'espressione che utilizzava Oscar quando a un'intervista ultima che gli hanno fatto, la domanda era proprio: che cos'è il gioco di posizione? E lui dice: non so rispondere, io se dovessi identificare il gioco di posizione direi Iniesta. E il concetto è che alcune volte bisogna partire da chi abbiamo per poter arrivare a un fenomeno. Non possiamo pensare che il fenomeno emerga senza sapere chi è che produce il fenomeno. Io ho avuto anch'io esperienza per andare a Barcellona, vi racconto questo perché solo voi mi potete aiutare su questo. Io qualche anno fa ho avuto proprio, vuol dire che aveva appena iniziato, cioè in Italia ancora non si parlava di gioco di posizione in Spagna, e ho avuto la fortuna attraverso dei miei incontri che ho avuto a Barcellona, sono stato a Barcellona in spagnolo che è già diverso, e anche a Real Madrid, dove a Barcellona per la prima volta vidi questi giochi di posizione, quindi il 2 contro 2 più 2, il 3 contro 3 più 3, il 4 contro 4 più 3, a diverso delle... E io sinceramente il primo giorno sono tornato in albergo e non ho dormito, nel senso, perché c'erano tre colori in campo, perché da noi il gioco di possesso sono due colori, cioè il terzo colore era magari uno, non una squadra, non un gruppo di giocatori. Poi vabbè, ho una notte insonne per pensare, poi ero insieme al mio amico Gianni Pedrocchi, che insomma con lui poi ci siamo anche formati, che conosciamo, e abbiamo passato tutta la notte a discutere questa cosa, perché il giorno dopo siamo andati al centro sportivo del Barça, sai quando tu vai proprio, non esco da qui finché non ho capito, nel senso, e devo dire abbiamo passato 4 giorni in quel contesto. Dopodiché questa cosa l'abbiamo poi studiata, poi in Italia c'è stato l'inizio e poi ci sono state altre 3 volte a Barcellona e abbiamo capito. Io voglio fare questa domanda, l'ho riproposto in un senso poi, diciamo, qui da noi, ok? E la prima volta che io ho riproposto un 3 contro 3 più 3, dissi a un mio ragazzo, aveva 13 anni, che allenavo, allora tu ti metti là e tu ti metti là, era un vertice, ok? Lui mi disse: ma perché devo star qua? Io non gli ho saputo dare una risposta. Quindi, Francesco, se mi puoi aiutare, nel senso, che risposta gli volevo dare a questo ragazzo? Perché io non ho saputo rispondere. Cioè, io sapevo, avevo visto una cosa, l'avevo riproposta in un senso, diciamo, per capire come poterla gestire. Alla prima domanda mi sono fermato, perché stava là quel giocatore. E allora, se noi partiamo dai giochi di posizione come parte finale di un processo, non riusciamo a capire il perché quello o quel ragazzo o quel giocatore debba stare lì. Dobbiamo fare un passo indietro e partire non dall'esercizio, ma partire dai concetti del gioco di posizione. Il concetto più importante del gioco di posizione, ed è come tantissimi giocatori che sono passati per Barcellona hanno sempre messo in evidenza, che è un concetto controintuitivo per la collaborazione che noi abbiamo in testa, che è l'idea di dare aiuto ad un compagno separandosi, allontanandosi. Ed è un concetto che è controintuitivo per natura. Certo.
Perché se io voglio dare aiuto a un mio compagno, io penso che mi devo avvicinare, e invece io avvicinandomi creo una situazione di riduzione di spazio. Invece l'idea è creare spazio. Come creo spazio io? Creo spazio allontanandomi dal mio compagno. E qui parte i concetti di assertività ed empatia. Perché allontanandomi dal mio compagno, io devo avere fiducia che il mio compagno non perda la palla. Spesso, alcune volte, io vedo, quando comincio ad allenare le mie squadre, questo problema qui, che a un possessore di palla gli altri si muovono come per paura di perdere la palla, come se non ci fosse fiducia in chi ha la palla. E quindi cominciare a dargli l'idea di allontanarsi, di separarsi, come di lasciare il compagno. Questo processo come lo possiamo stimolare? Questo processo, vabbè, è ovvio che poi ci arrivi. Parliamo dei bambini, già riusciamo a vedere. Arrivi con il gioco, cioè con i giochi di posizione è uno delle tanti strumenti che noi abbiamo a disposizione, perché il gioco di posizione noi lo possiamo trovare in qualsiasi esercizio dove c'è il gioco. Se noi partiamo dall'idea di sapere i principi, già se noi diciamo a dei bambini di giocare separati, di occupare degli spazi che noi, perché il ruolo dell'allenatore è un ruolo di facilitatore, deve facilitare i contesti. Quindi come posso facilitare un contesto di gioco? Posso, come diceva Marco, ridurre la complessità attraverso togliere il numero di giocatori, quindi riduco la complessità, ma non cambia il gioco, cioè le regole del gioco rimangono. O un'altra cosa che posso fare, posso intervenire sullo spazio. Uno spazio lasciato così com'è è uno spazio indefinito, quindi i bambini o anche gli adulti si muovono un po' in modo disordinato, che all'inizio il disordine è il passo all'ordine, cioè non ci può essere ordine se non c'è un disordine. Quindi quello che noi possiamo fare è suddividere gli spazi e organizzare gli spazi. Quando cominci a dire a dei bambini occupa questo spazio, intervieni in questo spazio, che non significa limitare il gioco o limitare il bambino, ma significa dargli un concetto di cooperazione e collaborazione, come attraverso lo spazio. Che questa situazione sì. Di movimento, di gioco, in quel dello spazio diventa poi che cosa succede? Che la ripetizione sistematica, come diceva Marco, aiuta poi a introiettare questa idea di gioco, e mano a mano che il giocatore ne acquisisce la capacità, come è poi la funzione dell'allenamento, diventa una cosa naturale. E poi osservando alcune cose a cascata te ne vengono in mente tantissime, e una soprattutto la più importante che io ho notato attuando i principi del gioco di posizione, non facendo solo il gioco di posizione, la capacità e il miglioramento di giocare uno contro uno, anche due contro uno, cioè nel senso avere due avversari, ma non decontestualizzandolo dal gioco, cioè non l'uno contro uno come lo ipotizziamo noi, prendo un giocatore contro una, ma all'interno di una situazione di gioco si creano continuamente situazioni di uno contro uno, dove poi il giocatore comincia ad avere quella capacità e quella sicurezza e quella tranquillità di poter giocare anche contro anche più avversari. Questo io mi sono accorto che la potenza e la forza di applicare dei concetti a... Infatti, Francesco, io di questa cosa appunto ne parlo, cerco di parlarne spesso, però a volte con chi parli poi non si riesce a entrare in empatia sul discorso, e qui si parla comunque di portare avanti un'idea che sinceramente raramente si vede sui campi di gioco, ma soprattutto nelle discussioni da chi porta il gioco, chi fa il calcio, chi insegna il calcio e chi sta sui campi di calcio con i ragazzi. L'idea, ecco, qui di saper fare l'uno contro uno, non fine a se stesso, ma uno contro uno funzionale a quel principio, a quel concetto.
non l'uno contro uno del saltare l'avversario. Bravo. Ma di rapporto, di con, rapporto con l'avversario. E a me quando mi parlano anche di attività situazionali, anche lì, no? Cioè, Marco, cioè, attività situazionale non è solo un'attività situazionale e basta, ma deve essere un'attività situazionale inserita in qualcosa di più evoluto adesso. Sì. Comunque il ragazzo deve essere consapevole degli spazi dove agisce, in quali spazi agisce in relazione ai compagni e alla palla. I bambini saranno meno consapevoli soprattutto degli spazi lontani da loro, mentre più si cresce più si assume il ruolo di giocatore lontano dalla palla. Questo, ritornando sempre al discorso dell'empatia e dell'assertività, è promuovendo l'auto-organizzazione negli esercizi, ossia l'allenatore deve avere ben chiari i concetti del gioco che vuole che esprima la squadra e in base ai giocatori che c'ha. Poi se torniamo al gioco di posizione, il giocatore e l'allenatore deve avere ben chiaro che proponendo alcune esercitazioni, se ben proposte e ben comprese dal giocatore, usciranno fuori i principi di questo gioco di posizione, che saranno il separarsi, la ricerca dell'uomo libero, superare linea di pressione. Il concetto è poi il principio? No. Allora, secondo me, prima l'allenatore deve aver ben chiaro cosa sta proponendo, per quale motivo lo sta proponendo, e poi uscire il principio, i concetti nello stesso tempo usciranno fuori se le esercitazioni saranno ben sviluppate. Ma come saranno ben sviluppate? Se l'allenatore inizierà a non dare ordini prescrittivi, cioè il famoso dribblare. Io sento tante volte dire non dribblare, non superare l'uomo, passa o gioca col compagno. Questo non è un comportamento assertivo, perché il giocatore si sentirà limitato, magari ha una grande capacità di dribbling oppure vuole sperimentare la capacità di dribbling e gli viene gli vengono tarpate le ali in questo, e quindi viene ridimensionata la sua crescita come giocatore e nello stesso tempo come persona, perché avrà dei divieti. Allora non è che significa che l'allenatore non debba far niente, l'allenatore deve essere però in grado di fornire, come diceva Francesco, di facilitare la comprensione, quindi facilitare la comprensione del gioco. E parlavamo di assertività e empatia, nel senso che il giocatore deve avere ben chiaro che nella squadra non solo ha dei doveri ma ha dei diritti, ma questi diritti non devono superare il fine ultimo, che è la formazione di un gruppo coeso. Quindi l'assertività da una parte è più vista dal punto di vista individuale e ci deve stare, e l'empatia da un punto di vista collettivo devono andare a braccetto, chiaramente rispettando poi l'età evolutiva, l'età del giocatore, perché se, quando sono più piccoli si sentono più al centro del mondo, e quando sono più grandi iniziano a capire e iniziano a empatizzare con i compagni. E ci sono due aspetti, ero partito dallo spazio, perché ci sono due aspetti fondamentali da capire nel gioco e che i ragazzi devono capire, che c'è uno spazio vicino alla palla, che è il centro del gioco, e uno spazio è lo spazio restante, che è lo spazio di fase. Quindi se al centro del gioco le tue capacità individuali devono essere massimizzate, ottimizzate, quindi chiamiamole come vogliamo, lontani dalla palla, nello spazio di fase, i giocatori devono capire cosa potrebbe prevedere, cosa potrebbe accadere in base alla situazione del gioco. Se la palla ce l'ha Iniesta, chi è lontano deve essere consapevole del fatto che molto probabilmente la palla arriverà a lui, perché Iniesta è in grado di uscire pulito dal centro del gioco, e così via. Per questo l'empatia diventa importante da questo punto di vista. Chiaramente dobbiamo lavorare parallelamente sia per quanto riguarda il gioco nel centro del gioco, e per questo che poi nascono i famosi rondos, e sia il gioco lontano dalla palla. E quel gioco lontano dalla palla è quello che, dove l'allenatore ha più responsabilità, è l'allenatore che dispone i giocatori 3 a 4 a linea, non in linea, e lì forse è la parte dove l'allenatore è più più coinvolto, più protagonista. E quindi
se da una parte nel centro di gioco cerchiamo la collaborazione in un caos, come diceva Francesco, in un disordine, perché è imprevedibile quello che accade nel centro di gioco, basta un tunnel e cambia tutto, al di fuori del centro del gioco si cercherà cooperazione fra reparti o fra giocatori, rispettando gli obiettivi del modello di gioco. Quindi in base a dove sta la palla mi rispongono in un determinato modo, se sto difendendo mi rispongono in un determinato modo nello spazio di fase, e se sto attaccando mi rispongono in un determinato modo sempre nello spazio di fase. Quindi nella crescita del giocatore creare molte situazioni nel centro del gioco per poi arrivare a molte situazioni anche nel centro, anche nello spazio di fase, quindi esercizi di collaborazione nel centro del gioco, esercizi di collaborazione e cooperazione nel centro del gioco e nello spazio di fase. Io adesso mi sentendo ma innanzitutto poi ci sarà modo anche di vedere poi l'articolo, leggere l'articolo che è fondamentale. Io lavorando molto con i bambini adesso mi veniva in mente lo spazio di gioco, lo spazio di fase, pensando a arciere, freccia e arco, dove l'arco magari è il giocatore lontano, sì, l'arciere è quello dentro il gioco e la freccia è la situazione per armare l'arco, no? Sì. Attraverso diciamo una sorta così di gioco fatto con i bambini, dove all'interno dello spazio di gioco, no, il giocatore deve essere bravo ad armare il compagno con la freccia per poter attaccare uno spazio diverso, o poter far gol in una porticina, o poter fare un'altra situazione per creare un'altra fase di gioco, no? Questa cosa devo dire che mi piace molto, perché comunque dai, prima parlato di assertività, diritti, doveri, cosa che spesso questa cosa anche non si trova, perché i bambini sembra che hanno, i giovani solamente doveri, no? Hanno diritto di imparare, ma mai il dovere di apprendere in un certo modo, partecipare in un certo modo, collaborare e cooperare in un certo modo. Questa cosa la vedo veramente come un concetto forte, importante. E niente, adesso Francesco, su questa cosa qua puoi dire anche tu qualcosa, diciamo così. Quello che mi piacerebbe poi sapere da voi, in Italia la moda dei giochi di posizione. Vedo spesso che purtroppo c'è confusione nel contestualizzare il gioco all'interno poi di un contesto di giochi di posizione, cioè c'è gioco e ci sono i giochi, giusto? Francesco? Allora, il problema è che cosa io voglio allenare o qual è il mio modello di gioco e a che cosa faccio riferimento. Se io arrivo al campo e voglio allenare il possesso palla, posso fare qualsiasi cosa. I giochi di posizione non è allenare il possesso palla, cioè bisogna uscire da questo luogo comune. Il gioco di posizione ha delle caratteristiche ben precise e una delle prime parole che disse Oscar, non so se tu eri presente, quando lui fece la parte pratica a Tor Tre Teste, lui fece partire i ragazzi e non diede delle grandi spiegazioni. Loro cominciarono a giocare e agli occhi di chi guarda io vedo due squadre, i comodini e gioco di posizione. Lui disse dopo due minuti: fermi, questo non è gioco di posizione. Gioco di posizione ha determinate caratteristiche e ovviamente non sono qui a ricordarle tutte, basta andare sull'articolo. E quindi se io non parto da quelle caratteristiche io non posso sviluppare il gioco di posizione. Quindi le informazioni che sono state veicolate nel periodo in cui il Barcellona ha dato spettacolo sono un po' state come si dice, un po' mozzate, cioè si è andato direttamente all'esercizio. No, diciamo che è stata data una cosa ed è stata presa solo quella cosa, certo, perché non si conosceva la reale vericità di quello che veniva visto, osservato e magari copiato e incollato male, certo, giusto Marco? Sì. Perché giustamente come diceva prima Marco, e poi quando tu lo metti in atto, che cosa dici ai tuoi ragazzi? Che cosa dici? Solo teniamo la palla?
le informazioni devono essere informazioni specifiche, e ce ne sono alcune che sono specifiche, che non si può non dare quando si esegue un gioco di posizione, perché sono quelle che poi determinano il successo, ma non il successo a livello di partita, di vittoria, il successo nel promuovere quel modello di gioco. Cioè, fare un bel gioco di posizione non vuol dire poi andare in campo e conoscere il calcio. Sì, io direi comunque di cercare di non fare confusione sul termine gioco di posizione, in senso che è un termine che dobbiamo prendere in senso assoluto, ossia attuare un gioco di posizione significa, come diceva Francesco, rispettare alcuni concetti, alcuni principi. Il gioco di posizione forse lo potremmo considerare come... Il gioco di posizione lo potremmo considerare come un gioco molto verticale, se ci fosse la possibilità di verticalizzare. Cioè la prima opzione è superare la linea di pressione, quella è la cosa più importante. Quindi una squadra che gioca con tanto possesso palla molto probabilmente non è in grado di fare gioco di posizione, perché non è in grado di vedere l'uomo libero avanti a loro, oppure non è in grado di creare, di generare un uomo libero, quindi non sta facendo gioco di posizione. Quindi dobbiamo stare attenti su questo. Quindi esercizi basati solo sul possesso palla, e quindi torniamo ai giochi di posizione mal interpretati, non porta a un gioco in senso assoluto ottimale, nel senso sempre di gioco di posizione. Quindi occhio a quello che proponiamo nelle esercitazioni, nei giochi di posizione. Se non ci sono tutti i concetti contemporaneamente, o quasi tutti i concetti, qualcosa non quadra. Quindi dobbiamo considerare il gioco di posizione come una realtà superiore ai giochi di posizione, che sono una realtà che corrispondono alla stessa realtà, dove sono presenti gli stessi elementi, ma in una forma più ridotta, una sorta di frattale. Il termine frattale è una cosa complessa della fisica quantica, che chiaramente adesso non stiamo qua. E quindi occhio a non fare questa confusione. Per questo secondo me gli allenatori devono avere ben chiari i concetti del gioco di posizione, che poi non sono lontani dai concetti generali del gioco del calcio, dei principi che si insegnano pure a Coverciano. È una forma un po' più voluta, un po' più collaborativa dei vari stili di gioco. E questo qua. Allora, io penso che abbiamo trattato molti temi, credo temi anche abbastanza, per qualcuno anche abbastanza nuovi, ma soprattutto anche un po' difficili da mettere in pratica, perché comunque stiamo parlando di una specificità proprio importante di come legare il calcio, no, a determinate attività, e soprattutto a una filosofia, a un'idea, no? Io adesso volevo concludere questo nostro incontro, questa chiacchierata, con sapere quale sarà l'evoluzione futura di questa cosa, se ci può stare, e poi i vostri impegni futuri e cosa farete, ci possiamo incontrare su un campo, magari possiamo fare anche qualcosa insieme su un campo con dei ragazzini, no? E magari creare anche delle attività e condividere con tanti allenatori che poi alla fine, parlando, mi chiedono, no, di avere poi possibilità di conoscere al meglio certe cose, perché poi comunque gli articoli hanno la loro importanza, ma il vedere sul campo e soprattutto il respirare un certo tipo di mentalità, un certo tipo di filosofia, credo che sia importante. Ok. Allora, secondo me il futuro sarà la ricerca costante della formazione di giocatori che sappiano fare tutto, che non siano iper specializzati, che siano parte del gioco sotto vari aspetti, dal punto di vista sia spaziale, ossia che non abbiano solo riferimenti spaziali, ma riferimenti un po' più complessi, ossia abbiamo visto ultimamente, gli ultimi anni, come a volte non si riconosce, per esempio nel Bayern di Guardiola non si riconosceva qual era il terzino destro, perché molte volte si accentrava, diventava centrocampista o
l'ala sì, o il centrale che prendeva addirittura il posto del terzino per occupare spazi. Quindi quello che voglio dire è che più si andrà avanti, più i ragazzi comprenderanno il gioco e più i ragazzi saranno in grado di fare più cose. Quindi nell'articolo avevo scritto così per far capire, parlavo di un sistema liquido, non più 3-4-3, 4-3-3, ma qualcosa di liquido, qualcosa che si adatti come l'acqua ad ogni circostanza. Questo credo che sia il futuro. Poi per quanto mi riguarda, ultimamente mi limito a scrivere, però spero di scendere in campo molto presto, perché mi manca il campo, mi manca il calcio giocato, quindi vedremo insomma il futuro che dirà. Francesco. Ma io il mio pensiero lo voglio legare più ai settori giovanili e alle attività di base, secondo me. Quello che invece a me piacerebbe vedere per il futuro, e parlo a livello di settori giovanili, è che ci sia un forte cambiamento a livello dell'apprendimento, insomma, che si passi a un apprendimento che lasci creatività e che non tolga creatività. Anche perché poi, come dice Marco, nell'altissimo livello quello che sarà il futuro è proprio il fatto di avere delle squadre che sappiano auto-organizzarsi all'interno di una gara e quindi che non abbiano degli spartiti troppo scritti, troppo fissi, ma che sappiano evolvere a differenza delle situazioni. Proprio perché il calcio di oggi è diventato un calcio dove tutte le squadre si conoscono, i modelli di gioco, i sistemi di gioco sono straconosciutissimi. Quindi l'unico fattore che può influenzare la riuscita di un gioco o di una partita è il giocatore stesso. Cioè tornare al giocatore. Cioè quello che per adesso è stato un po' messo da parte sta ritornando fortemente. Il giocatore al centro del processo. Esperienze future, prossime tue, Francesco? Esperienze future, spero di poter ambire a qualcosa di importante, insomma. No, più di questo non posso dire. Allora, diciamo che sicuramente, prossimamente, mi piacerebbe condividere con voi qualcosa di campo. Prende una, come dico spesso, un gruppetto dei ragazzini che hanno voglia di giocare, magari provare delle cose, no? In presenza di tanti allenatori che hanno voglia comunque di condividere e di capire eventualmente per migliorare le proprie attività. Io ragazzi, niente, vi ringrazio, vi saluto e spero che, come io ho potuto prendere appunti, ho riempito una pagina di appunti di parole chiave, che per tutti coloro che seguono questa trasmissione Il Calcio Che Mi Piace su Radio Bella Età sia stata una puntata, secondo me, efficace, che abbia lasciato molti dubbi e soprattutto che abbia tolto certezze su magari le cose che noi andiamo a fare tutti i giorni. A me me ne ha tolte tante e mi ha creato molti dubbi. Quindi ragazzi, vi saluto e a presto su Radio Bella Età. Grazie Simone per questa bella intervista. Grazie e arrivederci a tutti. Ciao ciao. Abbiamo trasmesso Il Calcio Che Mi Piace, pillole di formazione sportiva.